Medici per la Pace è un'associazione di volontariato. È nata a Verona ormai più di 20 anni fa. Pace è un termine che attira, è un termine che viene facilmente approvato, diciamo. Però bisogna stare molto attenti a una cosa, cioè la pace non è non ha nulla a che vedere col cosiddetto buonismo o con, diciamo, la volontà di superare i problemi accettandoli. Pace è un obiettivo molto più importante, perché una vera pace si ha solamente in una condizione di giustizia generalizzata. Scordiamoci la pace romana imposta con la forza, scordiamoci la pace di Tacito, che diceva fanno il deserto e lo chiamano pace, perché non dimentichiamoci, la pace può nascere solo da due cose: o dalla sconfitta totale dell'avversario, che non possiamo augurarci, oppure da una reale condizione di giustizia. Quando è nata Medici per la Pace, è nata nella visione, forse anche di quel tempo, di 20 anni fa, dello sviluppo della cooperazione internazionale. Ed è questo che abbiamo fatto. Abbiamo iniziato a lavorare in Asia, ad esempio in Birmania, in Cambogia, in Nepal, in varie nazioni dell'Estremo Oriente, e questo è andato avanti per diversi anni, sino a che i bisogni anche della nostra nazione, della nostra città, ci sono stati resi sempre più chiari. Pensate che nel 2007-2008 la crisi economica ha cominciato a pesare, il fenomeno dell'immigrazione era sempre più significativo, hanno iniziato a comparire le nuove povertà. E per farla breve, ci siamo resi conto che il fascino dell'esotismo sì, poteva, come si può dire, catturarci, ma bisogni reali, importanti, veri, c'erano anche nella città di Verona e nella nazione italiana. Quindi a partire circa dal 2007-2008 abbiamo iniziato a occuparci sempre di più del territorio nazionale, al punto che al giorno d'oggi all'incirca metà del nostro lavoro è cooperazione internazionale, l'altra metà invece viene svolta sul territorio italiano. Ecco, tutti questi argomenti avremo occasione di approfondirli insieme, con un confronto, al Festival Mescolanze, esattamente la sera del 1° settembre a Cerro, al Teatro di Cerro.